Alfonso Signorini è un giornalista, conduttore televisivo, scrittore, autore televisivo, conduttore radiofonico, regista, manager e produttore televisivo italiano, direttore editoriale della rivista settimanale Chi, conduttore del Grande Fratello e del Grande Fratello VIP. Non tutti sanno che nella carriera di Signorini, però, esiste qualcosa che può essere considerato come un insuccesso: La Notte degli Chef. È stato un programma televisivo andato in onda su Canale 5 nel 2011, condotto da Alfonso Signorini. Il format prevedeva una competizione tra giovani aspiranti cuochi, divisi in squadre e guidati da chef di fama internazionale. Nonostante l'interessante proposta e la presenza di volti noti dello spettacolo tra i partecipanti, il programma non ha ottenuto il successo sperato in termini di ascolti, registrando una media che non ha soddisfatto le aspettative della rete. Dopo solamente 3 puntate, Mediaset ha deciso di non rinnovare La Notte degli Chef per le stagioni successive, portando alla cancellazione definitiva del format. Questa decisione ha rappresentato un momento di riflessione sulle dinamiche della televisione contemporanea e sulle sfide che i nuovi programmi devono affrontare per catturare l'interesse del pubblico. Nonostante la fine del programma, Alfonso Signorini ha continuato a essere una figura centrale nel panorama televisivo italiano, dimostrando la sua resilienza e la sua capacità di reinventarsi.